雑魚かな。さすが。 Questo episodio è un episodio speciale, l'episodio per i 100 episodi di questa serie. E perché questo episodio è speciale? Perché farò una roba che non ho mai fatto. Faremo le sfide di Lavenza. Faremo le sfide di Lavenza e non so sinceramente cosa mi aspetti. La squadra è questa. Ho creato un'altra persona, sì. L'ho portata a livello massimo ed è un'altra persona di attacco fisico. Perché l'ho fatta? Perché ha questo attacco unico. E sinceramente l'ho fatto solo per quello. Punto. Quindi abbiamo Orfeo Picaro, Baal, Alat, Kaguya Picaro, Messia Picaro, Magatsu Izanagi Picaro, Asterius, Izanagi no Okami, Satanael, Yoshitsune, Maria per eventuali heal, ma potrei anche toglierla in realtà, e Raul. Quasi quasi tolgo Maria e cerco di coprire magari un buco di attacchi magici che non abbiamo. Ad esempio abbiamo il nucleare, abbiamo gli attacchi fisici e quelli di sparo, abbiamo il fuoco, abbiamo il maledetto, lo psichico, vabbè lui ce li ha tutti ma è attacco singolo, non mi serve. Abbiamo la luce, quindi ci manca vento, fulmine, ghiaccio e basta. Potrei prendere Satana togliendo Maria, così da coprire ghiaccio e vento. E va bene, dai, togliamo Maria e prendiamo Satana. Che in realtà, volendo, potrei lasciare giù Baal, ma proviamo a fare le sfide di Lavenza e vediamo cosa ne esce fuori. Abbiamo, è stata sbloccata una nuova modalità di battaglia sfida. È stata sbloccata la modalità sfida Full Moon, che è quello che ho acquistato, e Foggy Day. Quindi qui abbiamo, dobbiamo batterli i primi livelli per andare avanti. Questo mi stai dicendo? Abbiamo Trial, Chain, Technical, Survival, Trickster, Full Moon e Foggy Day. Una modalità base che testa i fondamentali del combattimento, tra cui debolezza, aiuti e staffetta. Una modalità in cui identificare le debolezze e concatenare la staffetta per il punteggio più alto. Una modalità avanzata dove infligge alterazioni negative e colpi tecnici per il punteggio più alto. Una modalità esperto in cui resistere ai feroci attacchi del nemico per il punteggio più alto. Una modalità che testa i capisaldi del combattimento, tra cui l'attacco difesa e il supporto. Una speciale battaglia contro la cognizione di un evocatore che ha scongiurato la caduta dell'umanità. Bello. Una speciale battaglia contro la cognizione di un evocatore che ha dissipato il velo della nebbia. Bello questi dettagli qua anche nelle descrizioni. Va bene, vediamo che cosa hai per me. Bonus e ricompense. Ci sono tre tipi di ricompense ottenibili nelle battaglie sfida. Secondo il punteggio finale, ognuna di esse può essere ottenuta una sola volta. Durante la battaglia sfida non puoi sfruttare la rapina e l'assalto, ovviamente. Se soddisferai determinate condizioni però riceverai punti bonus. Nella schermata ricompense, usa giù per visualizzare condizioni bonus degli avversari, punta al record scegliendo con cura i membri del gruppo. Allora, anello del tizzone, giacca da duca, blocco di rame. Entro 20 azioni, vento, punteggio attacco 3 e Han punteggio per 7. Pupazzo di neve beffardo e cadavere d'uccello. Quindi il punteggio da raggiungere è 25.000. Proviamoci. Mettiamo Han in squadra. Quindi facciamo Han, Makoto e Haru. Iniziamo la sfida, vediamo come va. Tanto non mi aspetto molto dal livello 10, eh. Diciamolo. Round 1. Fight! La schermata delle battaglie sfide. Durante la battaglia sfida puoi visualizzare il punteggio attuale, quello necessario per la ricompensa e le condizioni per ottenere i bonus. In caso di sconfitta in battaglia sfida, la partita non finisce. Se credi di non poter vincere, premi L2 e cambia le tattiche per fuggire. I punteggi della battaglia sfida si basano sui danni inflitti, punta record causando danni ingenti. Quindi qui abbiamo
un pupazzo neve beffardo, un vecchietto della foglia, un folle cavallo di palude e un piromane delle cripte. Allora, facciamo così, puntiamo al critico su Han, la facciamo caricare. Ecco, qua la facciamo concentrare. Sì, concentrazione, Han. Non super, perché tanto non ci serve che gli altri siano caricati. Tu sei debole al fulmine. Magata del fulmine su di lui. Poi staffettiamo ad Haru. Tu sei debole al fuoco, abbiamo detto. Beccati questo. Staffetta Joker. Tu non usi oggetti, ma usi il tuo attacco per uccidere. Polvere di diamanti. Distruggilo, Izanagi. 13.000. Puntiamo già al record, vedo, eh. Han, distruggili tutti con inferno di fuoco. ...407.000! Buongiorno a me. Tu sei debole al vento, tu al fulmine al fuoco, tu al vento e tu al ghiaccio, perfetto. Allora, stavolta invece che Han, ci concentriamo noi. Tu vai di Agidain su di lei. Beh, che dire. Staffettiamo ad Haru. In realtà sto andando forse un po' troppo specifico in questa battaglia, che tanto in realtà non serve neanche. Ma voglio farla alla grande, voglio proprio distruggerli sti stronzetti. Staffettiamo Makoto. Un'altra volta il cannone d'aria su questo. E infine ultima staffetta su Joker, che con un bel colpo d'aria qui i danni li facciamo. Dov'è Satana? Vuoto cosmico! La miseria! Finish! Taratatatara. È stato bravo! Anello del tizzone, giacca da duca e blocco di rame, perfetto. Così si fa, Trickster. Grazie di tutto. Record delle battaglie. Punteggi delle battaglie e sfide si basa sui danni inflitti. Infliggere danni ingenti ti aiuterà a ottenere un record, ma va. Usa abilità come abilità di supporto, staffette tecnico per ottenere un punteggio alto. Otterrai punteggi ancora maggiori per gli effetti bonus. Ma i miei compagni quindi hanno usato... No, allora, sembrerebbe di no, però gli oggetti invece? Gli oggetti invece sì, perché eravamo a 11 cannoni d'aria e ne abbiamo 10. Ok, continuiamo con le sfide. È stato sbloccato un nuovo livello di difficoltà per la battaglia sfida, ovviamente. Cintura ondata di caldo, schiva ghiaccio e blocco d'argento. Diciamo che la sfida non offre granché di premi a quanto pare. Probabilmente a livello 80 magari qualcosina sì. Però proviamo invece ad andare sulle battaglie chain. Porta fortuna guarigione, diarame catena d'oro. Vediamo le condizioni. Entro 28 turni, fisico, punteggio, abbattimento livello 2, Yusuke livello 6 e attacco dopo la staffetta per 2. Ok, quindi se faccio una staffetta a Yusuke e gli faccio attaccare fisico, ricevo un 6 per 2 per 2? Non lo so, però può essere una bella cosa. Proviamoci. Questa è palesemente una battaglia che va combattuta con i compagni fisici. Quindi prenderei Akechi, Ryuji e Yusuke. E quindi proviamo la sfida. Questi non sono tutti i nemici che resistono agli attacchi fisici? Allora, lui è debole. Lui non blocca, lui riflette, però e lui riflette. Volevi fregarmi. Quindi ci dobbiamo liberare di loro due, Skull. A questi due ci penso io. Ok, debilitiamo lui allora. Ryuji, carica tutti quanti.
Perfetto. Tu, Yusuke, ti chiedo di fare la guardia. Tu, invece, usi un Magatama sacro su di lui. Facciamo una staffetta a Joker. Ci liberiamo di questo qua. Con fungo atomico. Buoni. Facciamo una staffetta a Skull. Usiamo mano di Dio su di lui. Buon punteggio. Però 150.000 sono tanti, eh. E infine staffettiamo a Yusuke. E gli facciamo fare lama turbinante su di lui. Un po' pochi, eh. Un po' pochi quei colpi, eh. Tu a cosa sei debole, abbiamo detto? Alla luce. Ok. Beccati frecce splendenti. Molto pochi questi, eh. Spero che ci siano abbastanza round. Non ho visto quanti round erano questi. Allora, tu rifletti nulla. Tu sei debole a tutto, la miseria. Tu sei debole allo psichico. E se provo ad abbatterti a te? Perfetto, posso fare una staffetta. Tu, abbiamo detto, sei debole allo psichico, quindi staffettiamo a lui. Facciamo quindi come abbiamo detto, un Magatama psichico su di lui. Facciamo un'altra staffetta a Yusuke. E gli facciamo fare un bel colpo incredibile su di lui. Bravo Yusuke, che vai anche di critico. 30.000, che sono diventati 700.000. La miseria. 1.500.000. Perfetto. Qua non ce n'è, è la battaglia finale. Qua non c'è neanche bisogno di continuare. Tu sei debole allo sparo e tu sei debole al maledetto. Perfetto. Facciamo un critico aumentato su Yusuke. Facciamo che Skull carica tutti quanti. Non ci serve neanche ad arrivare a un punteggio alto adesso. Abbiamo raggiunto proprio gli apici ormai. Ma proprio perché mi piace sfondarli. Tu fai un attimo la guardia. E ora tocca a te. Aegon, sopra questa ombra. Questo demone del tesoro, volevo dire. Facciamo la staffetta a Ryuji. Gli facciamo usare un oggetto. Il Magatama del fuoco. Dove sei quello debole? A questo qui. Facciamo una staffetta a Joker. Dov'è Satanael? Eccolo qua, centro perfetto. Sopra il Kohoi Hinor. 19.000. Ed infine ultima staffetta a Yusuke. Lama Vorpal. Distrutti quasi tutti. Ne mancava solo uno. Però 1.600.000, non male. Spinta psichica. Devo essere andato un po' oltre il limite, che dire. Para pa pa para. Quindi, nuovo record, non male. Così si fa, Trickster. Grazie. Ma la battaglia chain, davvero, era solo un solo livello? Che tristezza. Vabbè, facciamo la battaglia technical allora. Maschera prosciuga spirito, recupero 1 e mano d'oro. Entro 28 azioni, punti attacco tecnico e punti abbattimento tecnico. Ok, questo vale tutto sul tecnico. Ergo Raul qua. Mamma mia, qua Raul. Divinità risvegliata, samurai assassino, giudice delle anime, signore dei cenofati, sovrano degli apostoli e furia nera. Ok,
Ok, penso di tenere questa squadra che abbiamo. Penso di tenere questa squadra. Ok. Voi mi sa che siete resistenti un pochino di cose. Allora, tu resisti all'oscurità. Tu non hai nessun problema e tu blocchi l'oscurità. Quindi Magatsu Izanagi tolto di default. Dove sei, Raul? Meno male che ti ho messo in squadra, guarda un po'. Spettacolo fantasma! Siamo tutti addormentati ora. Tu, Skull, come prima, carica tutti quanti. Mamma mia, quali devastiamo! Quali devastiamo tutti! Tu sei un problema. Tu sei un problema perché cazzo rifletti tutto. Tu rifletti pure. Ok, facciamo così. Uccidiamo lei. Wow. Poi facciamo come abbiamo detto. Facciamo il passaggio a Joker. Anche se ho fatto una cazzata a mettere la carica. Facciamo una spinta psichica. Oltre alla debolezza anche l'attacco tecnico. Non mi ha contato l'attacco tecnico perché sono stupido. Perché ho fatto la debolezza. Vabbè, non importa. Tu invece vai di Megidolan. Vabbè, tanto abbiamo già raggiunto il punteggio massimo. Chi se ne frega, no? Se importante era quello. Altri voi che avete altre resistenze qua. Tu non hai nessuna resistenza, tu neanche, e tu sei... non sei resistente al fuoco e alla luce. Perfetto. Quindi, come prima... Spettacolo fantasma! Madonna, Raul in queste sfide è veramente rotto. Mano di Dio, Ryuji! Visto che il tuo tecnico ancora lo dovevamo usare. Poi staffettiamo ad Akechi. Di nuovo, Megidolan! Anche se è un po' sprecato in realtà. Avrei dovuto farlo a Joker e poi a lui. Ah, ancora tu, eh? Fammi indovinare. Rifletti attacco, rifletti attacco fisico. Ok. Ma se invece li mandassi con Mandala Magatsu in paura, confusione e disperazione? Proviamoci. Proviamo a vedere che succede. Li ho uccisi tutti. Vabbè, non importa, avevo già vinto. Io volevo mandarli in confusione, ma ehi, è andata così, che dire. Sei stato bravo, grande. Così si fa, Trickster. Grazie. Prossima sfida, Survival, livello 50. Poi abbiamo ancora a livello 50 il Trickster. E infine le due battaglie speciali. È ovvio che la sfida più grande dovrebbe essere il trial. Però mi aspettavo di più da queste. Cioè non pensavo che sarebbero state sfide fini a se stesse. Peccato. Cavigliera potenziamento. Cavigliera idadan dello spirito e cuore d'oro. Entro 30 azioni. Sacro. Punteggio attacco tecnico. E an punto abbattimento. Ok, ok. Quindi questa è la squadra magica. Ragazzina misteriosa, araldo della disperazione, necromante vagabondo. Dea sanguinare, signore del tuono, signore della prigione, guerriero rancoroso, re saggio arrabbiato e guerriero irato. Ok, la ragazzina misteriosa è palesemente Alice. Ok, vuoi iniziare la battaglia? Certo. Eccola qui, la famiglia di Alice. Perché per chi non lo sa, Alice è stata riportata in vita da quei due. Quindi, dobbiamo arrivare a 90.000, abbiamo detto. Debole alla luce e chissà perché, credevo che anche tu lo saresti stato. Ok. Facciamo una ribellione su di noi. Proviamo ad abbatterli tutti. Dannazione Morgana, speravo almeno in un colpo critico, eh. Super concentrazione su tutti quanti. Tu Makoto, super debilitazione su tutti quanti.
No, muori per me. Lo sapevo che saremmo arrivati a questo. Che culo, Ann. Bravissima, Ann, che sei rimasta con uno di vita. E grazie anche a Futaba. Grazie a tutti. Comunque, non avevo paura di questo. Proviamo ad addormentarli tutti quanti. Proviamo dunque ad andare di tecnico. Fammi vedere un attimo. Qualcuno di voi resiste al fuoco? No, perfetto. Attacca Morgana. Non mi aspettavo che l'avrebbe ucciso, sincero. Staffettiamo ad Ann. Gli facciamo usare Agidain. Sono troppo avanzato per queste sfide. Non va bene, non va bene. E abbiamo già vinto con Ann e basta, dai. Non stiamo neanche qui a discutere su quanti punti dobbiamo fare. Dov'è il mio attacco di luce? Frecce splendenti! Con anche il critico. Beh, che dire. Allora, abbiamo un angelo, una guerriera e Thor. Resiste agli attacchi fisici, resiste alla luce, riflette la luce e blocca la luce, ovviamente. Quindi l'unico su cui possiamo usare frecce splendenti è lui. Mandala Magatsu! Anche se ho paura di ucciderli. Ok. È andata meglio di quanto mi aspettassi. Morgana, giusto per amor di causa, cura tutti quanti, per favore. Bravo Morgana. Ora Ann, tu ti super concentri. Ottimo. Tu, Makoto, ti chiedo di usare un Magatama psichico su Thor. Staffettiamo ad Ann. Usa Inferno di Fuoco. L'importante era quello, in realtà. Chi se ne frega di tutto il resto. E lui è ancora vivo, pensa un po'. Non che la cosa mi importi. Quindi, spettacolo fantasma! Dormi per me! Dormi! Morgana, attaccalo pure. Altro Yushitsune! Finalmente ci incontriamo! Blocca gli attacchi fisici, resiste al fuoco, riflette il fulmine e riflette la luce. Blocca la luce, è debole al fulmine e riflette il fuoco. Ok, in questo caso Ann è inutile in pratica. Che ne dite di incazzarvi tutti quanti allora? Forza, venite a prendermi. Proviamo ad andare di critico. Forza Morgana, so che ce la puoi fare. Io che ci spero anche ormai. Ann, uccidi Yoshitsune se ce la fai. Complimenti ad Annettina. Tu sei debole al fulmine, quindi staffetta a Joker. Tuono prorompente! Staffettiamo a Morgana. Usa il Magatama psichico su di lui, perché è incazzato. Staffettiamo infine ad Haru e ad Haru a Makoto. Makoto, puoi fare quello che vuoi. Uccidilo come meglio credi. Ottimo. Finished. 40.000 punti extra. Ale, eccomi. Complimenti. Però prima abbiamo fatto un punteggio molto più alto. Così si fa Trickster. Cuore d'oro, cavigliera, idatan dello spirito e cavigliera potenziamento. Stiamo prendendo un sacco di oggetti che non ho mai preso, ovviamente. Beh, abbiamo completato anche la sfida survival, proviamo la sfida trickster. I capisaldi del combattimento. Va bene. Cavigliera debilitazione, discepolo sagace.
Questo è buono da avere e dobbiamo arrivare a 450.000 punti se vogliamo vincere. Entro 20 azioni 100.000 punti. Phoenix 4 per punteggio attacco tecnico e attacco dopo la staffetta. Mi rendi la cosa facile. Araldo della morte, purificatore del paradiso, primo sacerdote, prima strega, la regina degli scandali, re infedele dei sogni, vendicatore nero, bellezza distruttiva, divinità risvegliata, ragazza seducente, generale lanciere, che sarà lui sicuramente. Ok, andiamo allora con la squadra di attacco. Akechi, Ryuji e Yusuke. Anche se farei giusto giusto un cambiamento, al posto di Akechi mettiamo Sumire. E allora iniziamo la sfida. Ah, due angioletti. È da un po' che non ci vediamo. Allora, siete deboli a che cosa? A niente di attacco fisico. E allora, spettacolo fantasma! Come se la ride Joker. Tu Ryuji, carica tutti quanti. Non ci serve, però. Per dopo lo teniamo. Yusuke, Bufudain. Clink! Sumire, tocca a te bellezza. Kougan. Sandalion. Cazzo, non pensavo l'avresti distrutto. E infine staffetta Joker. Fai quello che meglio credi. Fantarei. Ho usato Fantarei perché era l'unica che costava di meno rispetto alle altre. Non c'era un vero motivo. Cavolo, però il fatto che non abbiano debolezze mi rende la cosa un po' più difficile qua, eh? Ok, nessuno di voi mi sembra che resista agli attacchi fisici. Molto bene. E allora? Spettacolo fantasma! Avrei dovuto fare furia cieca, però. Col senno di poi avrei dovuto fare furia cieca. Ryuji, distruggi questo! 12.000. Staffettiamo. Assumire. Lama danzante. Su questo. 6.000. Un po' poco, ma ehi, brava ragazza. Staffetta, Yusuke. Yusuke, lama turbinante. Bravo Yusuke. E infine tu? Tu, mio caro? A cosa sei debole tu? No, non dobbiamo usare la debolezza, è vero. Come prima abbiamo sbagliato. Centro perfetto. Sì. 700.000 gratis, così. Abbiamo una fatina, un lanciere, uno stronzo qua che resiste alle cose fisiche. Ok, ok, posso arrivare al milione tranquillamente. Infuriatevi pure, non ho nulla da temere. Ryuji, zio Dain. Bravo, bravo. Staffetta Yusuke. Tu sei debole al ghiaccio? Perfetto. Mamma mia. Che soddisfazione distruggere quell'idolo delle balle. Tu, Sumire. Sparagli alla fatina, per favore. Staffetti infine a Joker. Tu a cosa sei debole? Al maledetto e anche tu. Perfetto. Ho quello che fa per voi, però no, perché stavo per sbagliare. Titanto macchia. Stavo per sbagliare perché stavo per usare di nuovo la debolezza. 9999. Mamma mia. Qua siamo arrivati a 3 milioni. Qua i punteggi proprio. Oh, sei stato bravo, cazzo. Così si fa, Trickster. Questa prova è stata eccezionalmente difficile, ma non nutrivo dubbi sul tuo successo. Grazie al potere che hai plasmato con il tuo inflessibile impegno, riuscirai sicuramente a tracciare un sentiero verso il futuro.
Mi stai dicendo che mi sblocchi un'altra modalità? Per favore, dimmelo. Dimmelo, per favore. No, neanche. Dai, la soddisfazione di sbloccare, che ne so, il livello 99. Beh, il livello sconosciuto c'è con questo, quindi non mi aspetto certo che ne sarà una battaglia facile. Vabbè, allora direi di continuare il trial e provare ad arrivare al livello massimo. Cintura ondata di caldo, schiva ghiaccio e blocco d'argento, nucleare e Yusuke. Facciamo Han, Yusuke e Makoto. Oh, benissimo, il mio caro amico. Andiamo di debilitazione. Tuan, Agidain, su di lei. Ottimo, brava ragazza. Passiamo la palla a Yusuke. Magatama ciclonico su di lui. Non mi aspettavo Pantarei io come attacco. Staffettiamo a Phoenix. Usiamo fungo atomico. E infine staffettiamo ancora Makoto. E usi pure tu fungo atomico. 2000, un po' poco, ma non mi aspettavo granché. Di nuovo il nucleare, tu resisti al nucleare e tu non hai problemi, perfetto. Tuono prorompente. Yusuke, è il tuo momento. Bufudain. Bravo Yusuke. Makoto, tocca a te. Fungo atomico. Speravo in un po' di più. Voi secondo me resistete. Vento, psichico e nucleare. E allora qui ci penso io. Spettacolo fantasma. Han, attacca fisico. Brava ragazza. Yusuke, è il tuo momento. Lama turbinante. E infine Makoto. Fungo atomico. In realtà avrei dovuto puntare molto più su Yusuke che sul nucleare, ma ehi, abbiamo vinto lo stesso. Taratatatara. Bravo. Così si fa Trickster. Grazie. Livello 30. Cavigliera Resetsu dello spirito, Mazionga e blocco d'oro. Entro 24 azioni, psicocinesi e Morgana. Vediamo come va anche questa sfida. La stellina esplosiva. Debole agli attacchi fisici. Ok. E allora, ribellati Morgana. Prova a farlo esplodere, forza. Mai una volta che riesca ad andare di critico. E quella cazzo di attacco è l'attacco con più critico in assoluto. Com'è possibile, Morgana, che non riesce a farlo? Mai. Mai. E questo blocca tutto, eh. È impossibile da uccidere. Ah beh, no, non è vero. Concentra tutti quanti, Anna. Vai di attacco Mapsiodain. Non era proprio quello che volevo fare, ma va bene uguale. Abbiamo vinto comunque. Siamo già a una ricompensa. Certo che però la merdina nera lì che bloccava tutto non me l'aspettavo. Riflette l'oscurità, debole al fuoco. E tu non hai problemi, perfetto. Spettacolo fantasma. Avrei dovuto usare però furia cieca in realtà. Morgana, spirit miracoloso. Oh, finalmente un cazzo di critico. Bravo gattone. Staffettiamo
Tuo cosa sei debole? Allo psichico. Staffettiamo ad Haru. Avrei potuto staffettare a Joker in realtà, però ma Psyodyne. Almeno la facciamo girare un po' anche lei. E infine abbiamo ottenuto anche l'ultimo trofeo. Ottimo. Luce, nucleare, luce e nucleare. Incazzatevi pure allora. Garudine. Diego. Bravo gattone. Staffettiamo a Lady Annettina. Distruggi la divinità risvegliata, Han. Meno male che la furia col fuoco fa un danno della madonna. Però in realtà non avrei dovuto uccidere lui. Me ne sono pentito subito. Però va bene uguale. Ma Psyodyne! Va bene anche così. Avrei voluto ucciderlo con Joker, però va bene anche fare andare un po' Haru. Sono sicuro che con Joker e Magatsu Izanagi Picaro avrei fatto 999 di nuovo. Ma non ne sono sicuro in realtà. Quasi quasi ci riprovo. Giusto per la curiosità. Vediamo giusto giusto. Solo per cattiveria, a vedere quanto arrivo. Magatsu Izanagi, attacco psichico. Ok, perché non ho fatto staffette e altro. Però volendo volendo potevamo arrivare a danni molto più ingenti. Andiamo al livello successivo. Cintura miracolosa, riscaldamento e blocco di platino. Entro 16 turni, fuoco e Ryuji. Facciamo allora Ryuji, Han e Yusuke. Anzi no, al posto di Yusuke Sumire. Vediamo come va. Voi resistete agli attacchi fisici. La cosa non mi piace. Riflette attacco fisico e resiste attacco fisico. Ok. Voi certo non siete il miglior gruppo con cui iniziare. Ok, allora inizierei io. Spettacolo fantasma. Tanto il diamante resiste. Lo sapevo. Tu a cosa sei debole? Al ghiaccio. Ok. Tu fai allora uno spirito combattivo, perché tanto rimane anche per dopo nel caso. Tu Han, perché andrai sicuramente dopo. Vai di una super concentrazione. Così anche questo rimane insieme alla carica. Sumire, tocca a te. Tu sei debole allo psichico, eh? Vai di attacco psichico. Staffettiamo a Joker. Vai di polvere di diamanti. Blink. Tu invece vai di attacco di fuoco, Han. Distruggi lui. Brava Annettina. Ed infine Ryuji, tocca a te. Pam pam. Vai di mano di Dio. Un po' poco, ma perché resisteva. Ho fatto una mezza cazzata, ma sapevo di farla. La Frost Family. Tu resisti al fuoco, resisti agli attacchi fisici. Sei debole al fulmine e alla luce. Tu non sei debole a nulla. E tu sei debole al fuoco. Ok. E allora permettimi di iniziare. Tuono prorompente. Speravo proprio di bloccarti. Mano di Dio. Era esattamente quello che speravo. Staffettiamo a Sumire. Vai di Kogan. Sandalion. Bravissima. Ed infine Annettina. No, vai tu Joker. Vai di Titantomachia. 4100. Un po' poco, ma speravo un po' di più. Mara. Allora, debole a nulla. Debole a nulla e debole al fulmine e alla luce. Ok. E allora ci penso io.
Furia cieca! Incazzatevi tutti, forza! Zio Dain! William! Bellissimo quando lo grida. Bravo, Ryuji, bravo. Staffettiamo ad Annettina. E vai d'inferno di fuoco! Anche se quello là resiste. Non mi importa che ti sei curato, non è importante. Perché ora dobbiamo trovarti qualcosa che ti faccia danno, perché resisti sia allo psichico che al fuoco tu. Penso che ti ucciderò con una mossa incredibile. Verità letali! Ho forse esagerato con quella mossa, può essere. Ma me lo posso permettere. Tarapapapara, paparapapapa. Para, pa, pa, para. Un po' basso come punteggio, però, hey, va bene uguale. Così si fa, Trickster. Grazie. Ok, e ora rimane solo un combattimento. Il livello massimo, il livello 80. E diventa rosso. Secondo me c'è lo sblocco del livello massimo. Secondo me c'è dopo di questo. Anello supremo, supporto medico e blocco diamante. 28 azioni, elettricità e Makoto. Quindi Ryuji, Makoto e facciamo Han. Cominciamo la battaglia. Belzebub. Round 1, fight. Tu a cosa sei debole? Alla luce, perché la cosa non mi sorprende. Debilitazione. Prova a fulminarlo. Prova un po' a fulminarlo. Bravo, complimenti. Colpiscilo con un attacco fisico, anche se probabilmente verrai paralizzata. Lo sapevo che sarebbe andata così. Fungo atomico. Un po' poco, eh. Speravo un po' di più, Makoto. Brutta storia, tutti quanti messi male. Dormitene un po', spettacolo fantasma. Kuran. Bravissima Han. L'ho appena curata e subito si è messa al lavoro. Brava. Concentriamoci tutti quanti. Brava Han, così ti voglio. E tu Makoto. Fungo atomico. Così si fa, brava ragazza. Abbiamo già raggiunto il secondo obiettivo. Dei no. E anche il terzo, non me l'aspettavo. I dei nordici. Tu non sei debole al fuoco, non sei debole al fuoco e tu sei debole al fuoco. Perfetto. E allora, dei nordici, infuriatevi con me. Facciamo anche uno spirito combattivo, non si sa mai per dopo. Han, inferno di fuoco! Celestine! Beh, non male. Tu sei debole al nucleare, vero? No, lo assorbi. Ok. Ribellati, Ryuji! Non arrivo neanche ai 5 turni per cui mi finiscano gli effetti del potenziamento. Zio Dain! William! Bravo Skull. Staffettiamo a Makoto. Tu resisti agli attacchi fisici? Li assorbi, dannazione. E allora, debilitazione. Però non resisti al fuoco, né al maledizione. E allora, Ghidain. Spero di darti fuoco. Ci ho sperato. Sparagli pure. Non che mi aspettassi chissà cosa dallo sparo, eh. Oh, cosa credevi di fare? Siamo troppo preparati, mio caro ombra di Dio. Mandala Magatsu! Oh, è morto con il suono più bello che potesse fare. Para-pa-pa-para. Bravi, avete vinto anche questa. Anello supremo. Voglio vedere che cosa fa l'anello supremo.
Così si fa, Trickster! Questa prova è stata eccezionalmente difficile, ma non nutrivo dubbi sul tuo successo. Grazie al potere che hai plasmato con il tuo inflessibile impegno, riuscirai sicuramente a tracciare il sentiero verso il futuro. Grazie. E le altre due sfide? Quelle DLC? Beh...